Della montagna sappiamo tutto. Su Icarus abbiamo visto le imprese di grandi sportivi che l'hanno scalata e poi discesa a tutta velocità. Abbiamo vissuto le fatiche e i traguardi di chi ci ha gareggiato per tutta la vita, chi ci è nato e chi ha scelto di restarci. Ma quando le gare finiscono e le luci si spengono, cosa rimane nella coltre bianca che arrotonda l'orizzonte? Per scoprirlo, siamo tornati in Valle d'Aosta con l'orgoglio azzurro dello sci di fondo. Federico Pellegrino, nato ad Aosta, 30 anni. Francesco De Fabiani, nato ad Aosta, 27 anni. Amici, avversari e anche compagni di squadra. La passione per la montagna è una cosa che mi ha trasmesso sempre mio nonno durante le camminate che facevamo quando ero piccolo, e entrare nel centro sportivo esercito e diventare un alpino era quasi una conseguenza di questo. I ricordi di montagna di quando ero piccolo sono tutti legati alla Valle di San Bartolomé, anche perché trascorrevo parecchio tempo nella frazione più alta della valle, a Porlio con i nonni o con la mamma durante le ferie estive. L'anno scorso Francesco e Federico hanno vinto la prima medaglia mondiale assieme nella Team Sprint Classica. Una coppia 100% valdostana che proprio a casa è in grado di trovare l'habitat adatto per gli allenamenti. La Valle d'Aosta, per un appassionato di montagna come sono io, è veramente un paradiso, perché per me svegliarsi alla mattina, aprire la finestra e vedere una montagna innevata, un 4000 in fondo alla valle, che per me è il Monte Rosa, ma ce ne sono tanti in Valle d'Aosta, e in mezzo alla valle verde questo massiccio che spicca, tutte le mattine un'emozione che ti scalda e che ti fa partire bene la giornata. Ce ne sono tantissimi di posti speciali. Se devo sceglierne veramente uno che lascia senza fiato, è la Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d'Europa. È a 4500 metri di altezza e dormire là veramente ti estranea da tutto. Tutte le preoccupazioni restano tutte sotto, dove poi ritorna la vita, ma per quei due giorni che sei su è veramente un'emozione speciale. La Valle d'Aosta per me significa principalmente la valle di San Bartolomé, quindi da Nus fino a San Bartolomé e le sue montagne, e negli ultimi anni la valle di Gressoney, la valle dell'Iss. Abitare in questa zona mi dà anche la possibilità, grazie al supporto che ci dà il Monte Rosa Ski, di poter salire a sciare magari in stagioni, fuori stagione, a una pista di fondo che viene allestita sul lago Gaviet, oppure salire con gli impianti per fare magari qualche uscita di sci alpino primaverile o qualche uscita sci alpinistica un po' più in alto. Infatti non c'è solo il fondo per i due campioni, che oggi sono saliti sulle vette del comprensorio del Monte Rosa Ski per un allenamento di sci alpinismo. Per me lo sci alpinismo è un attrezzo inusuale, alternativo per allenarmi specialmente in primavera, anzi quasi esclusivamente in primavera. Non ne faccio tantissimo, però è un'ottima alternativa alla camminata in montagna che, vista la neve in quota, sarebbe ancora un po' troppo presto. Sì, lo sci alpinismo, oltre ad essere un mezzo allenamento, è anche una cosa che mi piace. È la libertà di andare in giro per le montagne dove si vuole. E lo sci alpinismo non è solo allenamento. Ti ricordi, Francesco? Trofeo Mezza Lama 2015. Storica gara internazionale di sci alpinismo che si svolge sul massiccio del Monte Rosa. Le nostre telecamere erano lì con te. Un pallino, quello del Mezza Lama, che ho sempre avuto in testa fin da quando mio nonno me ne parlava della sua edizione d'altri tempi che aveva fatto e che volevo ripetere e che sono riuscito a portare a termine nell'edizione speciale. Non potevo perderla.
avrò tempo di farne altre, ma per adesso sono contento di averne portato a termine una. È stata veramente un'emozione grandissima. Io la montagna la vivo tutti i giorni, però a quote molto più basse. Non mi spingo mai oltre i 3.000-3.200 metri di qualche piccola punta da raggiungere in quelle 2-3-4 ore di allenamento che ho in programma. Fare qualche uscita un po' più in su, soprattutto visto che abbiamo questa possibilità, questi 4.000, è bello sia come gita, ok? Ma lo spirito agonistico che è in me, se nella carriera dello sci di fondo non sarò riuscito a sfamarlo del tutto, può essere che ritorni poi fuori, magari anche con qualche classica sci alpinistica, perché no, incordata con qualche amico. Fine del momento nostalgico. Risvegliamoci da questo sogno, ma pronti per viverne un altro. I Mondiali 2021. Per il 2021 sono in programma i Mondiali di Oberstdorf, località in cui non sono mai riuscito a ottenere dei grandi risultati, anche se nella passata stagione forse ho fatto una delle mie belle gare in tecnica classica, arrivando quarto dietro a tre norvegesi, cercando di tenere testa a Kleebo fino in cima all'ultima salita. Quindi le sensazioni sono buone e diciamo il focus è molto positivo per quella gara. Oberstdorf è un posto, una località di gara che mi ha sempre dato tanto. Ho ottenuto ottimi risultati durante i tour de ski. Quest'anno nella skiathlon è stato forse una delle gare migliori che ho fatto, e il prossimo anno ci saranno i mondiali, quindi spero che continui a essere una località propizia per me per riuscire a ottenere un risultato importante ai mondiali, anche individuale. La stagione di quest'anno è stata una stagione complicata. È partita col piede sbagliato per un po' di mal di schiena che mi è venuto sfortunatamente proprio la settimana prima di iniziare le gare. Una stagione sicuramente non tanto da ricordare, ma da cui non ho paura di poter ripartire, di riuscire a tornare ai miei livelli già da questa stagione. Arrivato a questo punto ho la voglia, l'intenzione e il fisico pronto per poter sostenere di nuovo 2 anni ad altissima intensità, e stiamo mettendo in questi giorni giù il programma di questi 2 anni, volto tanto appunto all'attenzione e alla cura del dettaglio sotto questo punto di vista.